Se sei un proprietario di un immobile, di un'abitazione a Roma o provincia e stai cercando di venderla privatamente, senza agenzie, sicuramente ti sei accorto che le tempistiche medie di vendita in Italia sono di circa 6 mesi. E quindi nel momento in cui ti viene detto da me, che svolgo questa attività di agente immobiliare da circa 23 anni, che invece riesco a venderli mediamente in poco meno di 2 mesi, mi potresti sicuramente prendere per pazzo o per bugiardo. Io sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista specializzato nella vendita di immobili residenziali a Roma e provincia. E in questo video invece ti spiego come sia assolutamente possibile poter arrivare a ottenere un'ottima offerta di acquisto per un immobile in vendita in circa 58-60 giorni. Allora, è normale che bisogna innanzitutto partire da una valutazione corretta dell'immobile. Ancora oggi nel 2024 sempre più spesso sento proprietari di immobili che tendono a sovrastimare il proprio appartamento e a ricorrere al vecchio proverbio che c'è sempre tempo per abbassare. Sì, è vero, c'è sempre tempo, però poi questo tempo fa il gioco degli acquirenti, perché comunque più tempo passa sul mercato un immobile, più viene percepito come un immobile non appetibile e quindi che presenta alcune difficoltà di vendita, motivo per cui poi gli acquirenti vanno a fare offerte molto a ribasso. Invece il mio metodo prevede una valutazione corretta dell'immobile basata sui prezzi del venduto di immobili simili che sono già stati messi sul mercato in precedenza e venduti negli ultimi 6 mesi, e tra l'altro la mia stima è sempre accompagnata da estratti di atti di compravendita notarili che possono appunto far capire al proprietario che quello che dico corrisponde assolutamente al vero, in quanto appunto c'è la prova certa del valore del venduto di immobili similari. Una volta effettuata una stima corretta dell'immobile, poi il proprietario ha da porre sul mercato l'immobile, ma non può pensare che scatta qualche foto con il cellulare così come vede l'immobile abitato quotidianamente. Bisogna prepararlo perché venga messo correttamente sul mercato. Ecco, nel mio caso io applico la tecnica dell'home staging, che è una tecnica che prevede praticamente la valorizzazione dell'immobile attraverso l'allestimento dell'appartamento con tutta una serie di mobili e suppellettili, depurandolo da tutti quegli elementi di estrema personalizzazione che possono invece distrarre un potenziale acquirente dal concentrare la propria attenzione proprio sulle peculiarità positive dell'immobile, invece che portarlo a guardare dettagli come, non so, qualcosa che riguarda il calcio, la religione, la politica, che nulla ha a che vedere con l'oggetto della vendita dell'immobile. Una volta allestito e valorizzato in maniera importante l'immobile, così da aver quell'effetto wow per coloro che entrano in visita, mi reco sul posto e non faccio io le foto col mio cellulare oppure il video girandolo con la mano tremante che può far capire più o meno com'è una certa stanza, ma mi avvalgo di professionisti esperti che in un caso il fotografo appunto provvede a scattare foto professionali e poi anche a ritoccarle, a lavorarle per poter dare la giusta, diciamo, inquadratura, la giusta immagine di valorizzazione, così come anche di un videomaker esperto che fa un video dell'immobile proprio perché si possa
comprendere sia tutta la parte esterna della palazzina, se parliamo di un palazzo o della villa, e sia tutti gli ambienti interni, se parliamo appunto di voler mettere in risalto come è distribuito lo spazio all'interno dell'immobile. Una volta ricevuti questi elementi di supporto, le foto e i video, ovviamente poi si va a fare un annuncio efficace che prevede innanzitutto la pubblicazione sui portali internet, ma non solo su internet. Facciamo anche la distribuzione tramite una ditta specializzata di volantini cartacei che vanno anche ad attirare l'attenzione di tutti coloro che in quel momento non stanno cercando casa su internet, ma che possono invece essere invogliati a venire a vedere l'immobile. E poi a quel punto applichiamo l'elemento più importante, la tecnica più importante, che negli ultimi anni ci sta consentendo di vendere appunto la casa mediamente in 58 giorni, anche con ottimi risultati in termini di prezzo ottenuto per i proprietari, che è la tecnica dell'open house. Fino a pochi anni fa anche io commettevo l'errore di far vedere l'appartamento con visite singole in vari giorni della settimana, creando disagio sia ai proprietari, creando anche un po' di disagi agli acquirenti, perché ovviamente magari la visita aveva una durata stabilita massima di 15-20 minuti, e quindi laddove magari l'acquirente avesse voluto vedere per più tempo la casa, perché era la casa che aveva trovato e gli interessava, dovevo ero obbligato a concludere frettolosamente la visita per far spazio alla visita successiva. Invece con la tecnica dell'open house si stabilisce una fascia oraria in occasione della quale tutti coloro che sono interessati a vedere l'immobile entrano, vedono per tutto il tempo che ritengono necessario. Se magari c'è l'altro membro della coppia che non è ancora arrivato, che pensava di non venire fin quando il primo membro della coppia non avesse dichiarato che l'immobile fosse stato veramente interessante, ecco, viene magari contattato seduta stante per raggiungere il proprio partner in visita, vederlo contemporaneamente e accelerare il processo di vendita. Perché? Perché ovviamente durante l'open house capita molto spesso che più di una persona manifesti l'interesse, il gradimento per quell'immobile e la voglia di procedere a un'offerta, e quindi a differenza di quando si fanno le visite singole e l'agente immobiliare dichiara che sì, ci sono altri interessati, ma l'acquirente non li vede, quindi pensa che si stia rispondendo alla famosa domanda "oste come il vino", ossia molto buono. In questo caso invece è lo stesso interessato all'acquisto che vede che ha dei concorrenti e quindi cercherà di fare la sua migliore offerta per cercare di ottenere quell'immobile. È normale che questa sequenza di procedure finalizzate a ottenere il massimo del prezzo ottenibile sul mercato di solito, per essere efficaci, vanno eseguite da un professionista esperto, quindi il proprietario che si improvvisa, cerca anche di comprendere su internet come si svolge un open house, a volte poi non riesce a ottenere risultati perché non ha la padronanza della principale arte dell'agente immobiliare, che è quella dell'arte della negoziazione, perché magari non è in grado di gestire le obiezioni. Se c'è magari un acquirente che solleva un dubbio su un determinato aspetto o dell'immobile o sulla documentazione, che magari non è pronto a rispondere alle domande sulla documentazione perché magari ha fatto l'errore di non raccoglierla completamente, ecco, si può trovare magari ad avere anche molti interessati per il proprio immobile, ma ad esporsi a un rischio di creare dei danni a terzi e quindi poi a doverli pagare in maniera molto salata. Quindi il consiglio è quello di non far da soli. Se sei a Roma e provincia, puoi contattarmi per candidare il tuo immobile al prossimo open house. Di solito non gestiamo più di 20 immobili contemporaneamente, perché appunto la gestione di un immobile secondo le procedure che ho indicato è molto complessa e molto articolata, e ogni immobile merita la giusta attenzione. E troverai in sovrimpressione tutti i nostri recapiti, puoi comunque
contattarci anche tramite il nostro sito che è www.lrmobiliareroma.it. In ogni caso, da Leonardo Raso, buona vendita e auguri per il tuo open house, magari organizzato privatamente. Ciao!